Non so bene come parlarvi dell'ultimo capitolo di One Piece, il 1098, dal titolo La nascita di Bonnie, perché ci eravamo trovati qui per commentare il 1097, ma soprattutto quello che sarebbe potuto accadere all'interno dei prossimi capitoli di One Piece, per dare una chiave di lettura non tanto per quello che pensavo io, quanto più per quello che avevamo visto in altri format, e cioè il primo film dei Pokémon. Oda ha completamente tagliato le gambe a quell'accenno, no? Di trama legato alla clonazione, legato a tutte queste cose collegate all'ingegneria genetica, almeno per il momento, perché poi potrebbe ritirarla fuori, nulla gli vieta di farlo. Diciamo che su alcune cose avevamo visto giusto. Bonnie non è figlia di Kuma, non ha sangue dei bucanieri, ha gli ideali dei bucanieri, ma non ha il sangue dei bucanieri. Bonnie è una bambina, ma Bonnie non è il clone di Ginny. Bonnie è figlia di Ginny. Bonnie è figlia di sangue di Ginny e di un drago celeste, di cui al momento non abbiamo un nome. Vedremo se verrà rivelato il nome di questo drago celeste, perché secondo me potrebbe banalmente anche essere un drago celeste comune, senza un nome. Ora, in questi giorni, si sta sprecando il toto drago celeste, qualcuno parla di Garling, ovviamente era il primo nome che poteva venire fuori, ma secondo me alla fine non sarà importante ai fini della trama, perché quello che è importante è il messaggio da passare della nascita di Bonnie. E secondo me Oda è andato anche troppo oltre, vi dico la verità, perché Oda ha rotto un pochettino One Piece. Ora, è difficile dire oggi se questo è il capitolo più triste di One Piece, il capitolo più deprimente, se quello di Orso è il flashback più bello, se la storia di Bonnie è la storia più struggente. Io vi dico che però al termine della lettura di questo capitolo, e conoscevo anche già le informazioni perché in questo momento non riesco a non leggere gli spoiler perché sono troppo attratto da questa trama, da questa narrativa, una volta terminato il racconto mi sentivo vuoto, triste, ero riuscito completamente a immedesimarmi, un'empatia allucinante trasmessa da Oda, anche in un capitolo disegnato poco, disegnato male per via del poco tempo a disposizione. Ora ci sarà pausa. E per chi come me segue One Piece e il calcio come due principali appuntamenti settimanali, ritrovarsi nella pausa nazionale, nella pausa di One Piece, mi fa venire voglia di tirare delle testate al muro. Però potremmo sicuramente fare delle chiacchiere tra di noi, anche qua su questo secondo canale, parlare di One Piece. Prima dicevo che Oda è un matto, ha completamente rotto, ha completamente rotto la narrazione del manga. Non tanto perché è strano vedere che alla fine Ginny è morta o Orso non è il padre biologico, no, questo chi se ne frega, anzi è bello così. One Piece più di una volta ti ha spiegato che la famiglia non è quella di sangue, è la famiglia che ti scegli, sono i legami che ti crei con le altre persone, anche se nulla hanno a che vedere con il tuo DNA. Questo è il messaggio che One Piece ci passa da sempre. Però ragazzi, solitamente Oda sceglie la strada più lineare. Solitamente Oda sceglie una strada per tutti. One Piece è un manga, è uno shonen, è qualcosa che vuole passare anche ai ragazzini. E per quanto non ci sia la parola, lo dico sussurrando perché non so se YouTube può avere delle restrizioni da questo punto di vista, ma la parola è stupro. Non c'è quella parola all'interno del capitolo. Il messaggio è quello. Il messaggio è quello, e ancora una volta Oda riesce a passarci la cattiveria, la crudeltà, la malvagità dei draghi celesti che si ritengono migliori soltanto per un diritto di nascita antico e che nulla ha a che vedere con i canoni del presente, in poche vignette, perché ce li ha talmente tanto dipinti nel corso degli anni che noi ormai sappiamo quanto sono della spazzatura, della feccia, hanno un modo di pensare raccapricciante, bruttissimo. E noi quindi sappiamo che per loro queste sono cose naturali. Lo avevamo già visto a Sabaudi. Ricorderete i draghi celesti che camminano per Sabaudi e dicono: bene, quella sarà mia moglie. Una ragazza con anche un fidanzato che si intromette, e questo fidanzato viene picchiato brutalmente per far portare via la ragazza. Questi sono i draghi celesti. Non solo la cupola per non respirare l'aria di quegli altri. Questi sono i draghi celesti. Tutto quello che gli passa per la testa gli viene permesso. Qualsiasi cosa.
E Bonnie è figlia di Drago Celeste, ma è una figlia impura, non è al 100% un Drago Celeste, non lo è per dinastia, non lo è per tradizione. Il suo sangue è misto a quello sporco degli umani che loro considerano soltanto spazzatura, al punto tale da prendere una ragazza bellissima come Ginny, racchiuderla, imprigionarla, costringerla con la violenza a sottomettersi, a sottomettere tutta la sua vita, tutte le sue volontà ai draghi celesti. Ancora una volta la vita di Kume e di Ginny completamente incrociata all'interno della dittatura estrema, assoluta dei draghi celesti. E quando questa poi a un certo punto non è più in grado di dare quello che volevano, che principalmente è la bellezza, quindi anche una nota di superficialità, viene abbandonata insieme alla bambina neonata come se fosse veramente spazzatura. Tutte queste cose Oda non te le dice, tutte queste cose Oda te le passa, ed è peggio perché ti dà una pugnalata nel cuore. Oda è andato veramente oltre, perché la narrazione di One Piece solitamente è più allegra. Certo, ci sono dei momenti tristi, d'accordo, va benissimo, ma arrivare a una violenza di questo tipo, io ci sono rimasto molto male. Mai avrei immaginato, mai, in tutte le ipotesi che si potevano fare, che Oda potesse andare a parare a questo punto, dopo oltre 1000 capitoli, su una violenza così grande. Perché stiamo parlando veramente di Bonnie, che è figlia di quella parola che ho sussurrato prima. Cioè, siamo andati veramente decisamente oltre. E ora cerchiamo di ragionare, di capire quello che potrà essere il futuro, perché solitamente Oda prende la strada più facile, no? E quindi mi viene a dire che banalmente la malattia di Bonnie, che non doveva arrivare a superare i 10 anni e ora invece a 12 anni, e lo sappiamo per certo, sia stata curata, in realtà, questo è quello che mi immagino, da Vegapunk in cambio del corpo di Kuma, e che la cura risieda nel piercing che Bonnie si porta sulla guancia, esattamente dove era iniziata a venire fuori quella pietra azzurra che descriveva la sua malattia. Questo mi sembra la strada più banale, più facile, più semplice da percorrere, e quindi potrebbe benissimo essere questa. Però da qua è andato decisamente oltre. Cioè, secondo me Oda in questo momento vuole veramente andare all in. Cioè, rendiamoci conto della storia di Kuma, di quanto è voluto essere cattivo con Kuma. E questo potrebbe essere l'ultimo input definitivo per Ruffy nel voler attaccare i draghi celesti. Tra l'altro, bello pensare a come Bonnie sia stata una dei personaggi che ha chiesto a Zoro di non intervenire nei confronti dei draghi celesti perché pericolosi e perché poteva succedergli tutto, quando proprio lei stessa, alla fine, nelle sue vene, ha pure il sangue di Drago Celeste. Ma dicevo, Oda è stato cattivo con Orso. È nato schiavo da una famiglia di schiavi, in cui la madre muore, in cui il padre muore, in cui riesce a fuggire dalla schiavitù, in cui riesce a confrontarsi con delle altre persone, a unirsi a un'unica singola, che è Ginny, che però viene rapita, la donna della sua vita, la donna che ha amato, che non ha voluto sposare soltanto per proteggerla, e questo non è servito comunque a proteggerla, perché lei comunque è morta, ma la morte non è nemmeno la cosa peggiore, perché prima della morte c'è stata la violenza. Quanto è stato cattivo Oda con Kuma. E io temo, che non sia ancora arrivata alla fine della cattiveria nei suoi confronti. E non tanto per il sacrificio che è probabile, potenziale, possibile, e a questo punto Kuma, poveretto, io gli auguro pure che possa riuscire a morire, gli auguro pure che possa riuscire a estirpare questo dolore che si porta dietro dal primo giorno in cui è nato. E infatti si parlava di un mondo in cui è meglio morire, e Kuma non è ancora morto, Kuma è ancora lì che soffre dopo tantissimi anni. E allora immaginiamoci uno scenario in cui Oda va veramente giù pesante e non segue la strada più leggera, quella di, che bello, Bonnie alla fine è guarita, gli hanno messo un piercing e quel piercing ha limitato la sua malattia per mille motivi. L'altro giorno parlavamo di cloni instabili. Cloni instabili perché? Perché non riescono a mantenere nel tempo la durata della vita e che sono quindi destinati a morire. E quindi immaginiamoci una narrazione nella quale Oda
decide di far incontrare Vegapunk e Kuma. E Vegapunk riesce a clonare il corpo di Bonnie prima della morte di Bonnie. Kuma riesce a estrarre i ricordi e l'anima di Bonnie e poi riesce ad unirli in un unico corpo. E per questo Kuma si mette al servizio del governo. Quindi stiamo parlando di Kuma che deve soffrire ulteriormente di fronte alla morte anche della figlia di Connie. Era stata l'ultima promessa che aveva fatto a Connie prima di seppellirla, no? Mi prenderò cura di tua figlia. Eppure si ritrova di fronte alla morte anche di quest'ultima, al punto tale in cui Kuma chiede di essere completamente denaturalizzato. Non vuole più una coscienza, perché non è più in grado di sopportare tutto quello che gli sta succedendo. E allora, d'accordo Vegapunk, dai vita nuovamente a Bonnie, non farla morire, farla vivere, anzi ti do una mano, ma poi cancellami la memoria perché io ne ho avuto abbastanza, questo mondo è troppo cattivo per me. Avremmo quindi una Bonnie morta per via della malattia della madre e una nuova Bonnie che è destinata a morire ogni 10 anni per via della stessa malattia, ma in grado di rinascere grazie al sacrificio del padre. Quindi avremo una Bonnie che effettivamente è morta, ma una Bonnie che è paradossalmente immortale. E questo spiegherebbe anche un pochettino tutte le somiglianze dei satelliti di Vegapunk con Ginny o Bonnie e le personalità di queste due. Poi sarà sicuramente la strada più comoda, la strada più veloce. Bonnie si è salvata, c'è stato un piccolo lieto fine all'interno di quello che è stato il mondo di Kuma, e poi ci spiegherà i motivi per cui si è reso cyborg, cancellato la memoria e bla bla bla. Però Oda qua ha iniziato una linea davvero dark, davvero tremenda, e potrebbe insistere ancora e andare ancora più nel dettaglio e fare in modo che semplicemente Bonnie sia diventata immortale ma a costo di essere già morta, e questo non va a creare un danno a lei, perché lei nemmeno se ne accorge, lei nemmeno ne è consapevole, magari l'ha imparato all'interno della bolla di dolore dei ricordi di Kuma. L'unica a soffrire veramente ancora una volta è Orso. Orso è il personaggio che Oda veramente ha trattato peggio dal punto di vista del destino in assoluto, e magari questo è legato al fatto che la sua razza doveva portare avanti un'ideologia, doveva portare avanti una narrazione legata a Nika. Però cavolo, quanto mi dispiace, Oda è riuscito a creare un personaggio come Orso che veramente mi è entrato nel cuore. Erano anni che conoscevamo la figura di Orso e mi era sempre stato indifferente, nel senso, sì, poi vedremo perché si è fatto cancellare la memoria, poi vedremo perché si è fatto rendere cyborg, ma la storia è straziante e Oda secondo me è andato decisamente oltre. Voglio sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti e voglio sapere se secondo voi potrebbe ritornare in gioco anche l'ingegneria genetica, quindi la clonazione, per dare un finale ancora più dark a tutto questo flashback, che secondo me è a mani basse il più triste di tutta l'opera.